Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Siamo arrivati alla quarta domenica di Avvento e l'ultima settimana di preparazione immediata al Santo Natale e anche siamo nella novena di Natale, quindi gli strumenti non ci mancano per poterci preparare spiritualmente al Santo Natale. Quindi lasciamo che il Signore rinasca ancora una volta nelle nostre vite, nelle nostre persone riconciliate con Lui e con tutta la Chiesa. Il Vangelo di oggi ci propone quello che noi conosciamo sotto il nome di Angelus, la preghiera bellissima che spesso nella giornata noi diciamo. L'angelo che si reca a Nazareth da Maria portando l'annuncio importantissimo, l'annuncio bello, che lei sarà la madre del Salvatore. Possiamo immaginare anche lo stato d'animo di questa ragazzina. Avrà avuto Maria, avrà avuto forse 16 anni, ecco perché l'angelo comincia con rassicurare Maria. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. E penso che questo stesso annuncio sia rivolto anche a noi, a ciascuno di noi oggi. Dio ti dice, ovunque tu sia, non temere, perché la grazia di Dio ti accompagna. Non c'è motivo di temere, di avere paura, perché il Signore è con noi e la sua grazia ci accompagna sempre. Malgrado i problemi, le incomprensioni, le incertezze, i dubbi, tutto questo il Signore conosce e ci regala la sua grazia per avere la sua pace. L'angelo continua dunque a spiegare il messaggio suo a Maria. Concepirai e metterai alla luce un figlio e gli darai il nome di Gesù. Sarà importante, importantissimo. E poi Maria, ancora una volta, è un po' incerta. E subito fa la domanda: come sarà possibile tutto questo? Io non conosco l'uomo. Ecco che l'angelo ancora una volta vuole rassicurare Maria. Lo Spirito di Dio scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. E una risposta altamente teologica, non so se Maria l'ha capito veramente. Ma quello che interessava a lei non è capire con la testa, con intelligenza, ma ha voluto solo capire con il cuore. Ecco, proprio il mistero del Fiat di Maria, del sì di Maria, si trova proprio qui. La comprensione con il cuore. Lei accoglieva tutto, accoglieva l'opera del figlio, meditandola nel suo cuore. E quindi noi ci perdiamo spesso perché vogliamo capire l'opera di Dio e il suo messaggio con la testa e spesso non ci arriveremo mai. Capiamo piuttosto, facciamo lo sforzo di capire il messaggio di Dio con il cuore, di capire la sua parola con il cuore. Così facendo la vita sarà semplice e il nostro cammino anche si farà ancora più svelto perché avremo rimosso tutti gli ostacoli che spesso anteponiamo al progetto di Dio su di noi, sulle nostre vite. Allora, fratelli e sorelle, aiutati dal sì di Maria, rimuoviamo tutti gli ostacoli al progetto di Dio in noi e così acquistando di nuovamente la nostra libertà, possiamo anche noi dire il nostro sì incondizionato a Dio nella nostra vita. Ancora una volta buona preparazione al Santo Natale e come ogni domenica trovate il passaggio evangelico di oggi al Vangelo secondo Luca al capitolo primo dal versetto 26 al 38. E lo stesso Dio vi benedica e vi accompagni nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona preparazione al Santo Natale.